Che aiuto? E ancora, è successo anche a me. Insieme agli altri, cioè di fare quello che fanno gli altri. Poi davanti a un... Non lo sa ancora che non sceglierà un cazzo di quel negozio. Non lo sa. E sapete perché è così? Perché lei l'ha legato. Non ci considera nessuno, siamo isolati, non ci sono macchine, non ci sono stress, siamo in vacanza, tutti abbronzati al buio, e ci si vede anche di meno abbronzati al buio. Quindi io godo come un furetto, vi faccio un pezzo di cabaret difficile e praticamente parlo dell'uomo che è nato un bambino laggiù. Va bene far l'amore, che è bello, d'estate. Allora, questo uomo da millenni... Colpiscilo, ci sono tante pietre, usane una... Magari dei fenici, dei turchi, dei greci. Qui, secca, e dai che dorme. Allora, tanto tempo fa l'uomo girava col cavallo, c'è stato un binomio, ma per millenni, uomo-cavallo, cavallo-cavaliere. Oh, bastava fare così, girava. Oh, zitto, vai indietro, lo facciamo andare qui. Pensavo a crudele l'uomo, facciamo anche andare indietro. Il cavallo pensava, questo è scemo, perché devo andare indietro? Comunque, cavallo, carrozze, per millenni. Poi, un americano inventò il motore a scoppio. Tra l'altro io sono Sergio Sgrilli, ci tenevo a dirlo anche perché tristemente ho scoperto che c'è, sono una persona molto puntuale, inizio ora 22, qualcuno mi avrà visto passare, 22:10 sono andato in biglietteria, l'ho detto ragazzi, 10 minuti, bello paesaggio, bello tutto, però io voglio iniziare. Ero lì che parlavo con Pina, una dell'organizzatrice, il 5 dicembre è nata una femmina il 5 gennaio. In questi 10 giorni ognuno diceva la sua, pancia troppo tonda, troppo alta, troppo bassa, guarda la luna, guarda le maree, prendi i tombini, giù. Una persona anziana mi ha detto, con la macchina prenda tutti i tombini. E mica lui, imbecille, io ci ho spaccato il semiasse. La mia donna ha un'energia, una forza incredibile. La mattina del 4 gennaio mi guarda e mi dice, domani in bianco il garage. Notte del 4 gennaio torno a casa, me la trovo davanti al portone di casa con questa borsa che da 10 giorni non lasciava neanche un secondo, urlando, Dio, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. La carico in macchina sul suo consiglio, prendo una s***a, lo sembra dipinto, ma da chi, Dio, da Picasso, obbligato. Matilde è nata sana, noi ci sembra bellissima, che siamo completamente rincoglioniti. La mia donna, che ancora non ha imbiancato il garage, ha però fatto rosa alla camerina di Matilde, personalmente. Lei, un secchio di vernice, pennellessa, ha dato il rosa sui muri della camerina di Matilde. Peccato, quando era lì, forse l'entusiasmo, chissà, si è fatta prendere la mano, ha fatto rosa anche il bagno, la nostra camera, la sala, la cucina, il mio studio. Io ho 45 anni, devo vivere in questo mondo rosa. E Matilde, ormai grandina, è sempre solo vestita di rosa. Scarpe rosa, pantaloncini rosa, maglioncino rosa. E giuro, quando sono in giro, io alla mia figliola, giuro, 7 persone su 10 mi guardano e fanno, che bello, è un maschietto. Ma non lo vedi che è tutto rosa? L'ultima signora era così convinta che mi è toccato dirle sì signore un maschietto, ma l'ho vesto di rosa perché da grande mi piacerebbe diventare ricchione, diciamolo pure, sì, sì. Avete presente la storia di Lady Oscar? Al contrario. Questo è il vero motivo per cui ho abbandonato un po' la televisione, anche se sono tornato a fare e a raccontare storie di paternità. Toscano, uno dei 4 amori, i miei amori più grandi sono qui dentro. Non è che la stacco quando siamo in Italia, parlate in televisione, cioè. Dicevo, 23 anni che siamo in giro, io e lei, sono stanco io, è stanca lei, ma il direttore di banca ha detto che per altri 2 anni dobbiamo tenere duro. E noi veniamo ovunque, anche a Tarus, che è soprattutto era intorno al Falò, sulla spiaggia, quando il Falò sulla spiaggia si poteva fare, adesso non si può più. Tentaci, prova a farlo, arriva anche l'ASL a dirti, però è un peccato perché sulla spiaggia è da fare il Falò, non è da fare in altri parti, ogni estate di bonus e ti spacchi le mani su e giù per quel manico con tutti i cazzi.
calli qua, perché voi sapete che chi inizia a suonare la chitarra c'ha tutti i calli qua, no? Beh, che strano, io a 13 anni avevo anche tutti i calli qua, ma quello è un'altra storia, non è che posso raccontarvi proprio tutto. La mia mamma, donna di chiesa, il mio babbo no, anche se i santi li nominava tutti. Comunque la mia mamma, donna mi signore, lauda. Terza lezione, la mano destra raddoppia ulteriormente. Altro io non ho, ovvero vorrei che tu fossi qui. Lo pensavo, divano, faccio stelle di cartone. Mi piace, la bellezza non mi dice le parole che vorrei. Felicio Bravo. Anche se con la vacanza in Salento prendo. Sensazione è come un treno che mi passa dentro senza stazione. Ma dove vai? Mi racconto una storia. Mai il mio nome è mai più, mai più, mai più il mio nome è. Ma quanto può mai a fu, mai a fu, mai a fu, fu. DJ Francesco, DJ Francesco, messo i panni del ragazzone che urlava in figliolo, si chiedeva da che parte potesse arrivare e ce l'aveva. No, eravamo in cinque, no, bene, no, io due in cinque. Dove sono? Diciamo la verità. Ma non lo so la verità. Sono 8 mesi che non paga nessuno. Questi hanno preso anche il camper, il furgone, si sono evasi dai coglioni. Non ci sono davvero. Ma per avere gli strumenti. Si è montata roba. Ogni cinque, avete notato che si stanno... Deve essere... Sono emozionante. Che batteria vuoi? E che batteria vuoi vuol dire le misure della cassa, della rullante, i piatti. Tecnicamente ti piace una batteria più calda, più soul, più rock. Mi ha detto che batteria vuoi? Lui ha ingrandito gli occhi e mi ha risposto nera. Sì, è proprio lei. Questa è la classica canzone che appena all'inizio l'80% del pubblico maschile ti guarda e fa che due coglioni. Però dopo 5 minuti sono tutti a cantare abbracciati, quindi scopri che i coglioni non sono solo due, ma... Le bionde pizze, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse. Facendo paura.
c'è un... Ma vabbè, hai freddo? Ti sarai di Milano, di... Ci hai pensato? Cantautori, pensavi di essere... Ciao Giacavento ora, ciao Giacavento. Ci ha pensato, di, quindi cantautore che fa cantare tutti? Venditti? Che io do? E ancora, è successo anche a me. No, Madonna, momento. Quella sua maglietta fina. Ti incontro. Sono l'elefante e non ci passo.